su Viva Pinata! Bene, bene, bene. Allora, praticamente, intanto che entriamo nel giardino, vi racconto una cosa. Mentre piantavo l'erba, diciamo, perché abbiamo ingrandito il nostro giardino, off camera ovviamente, è tipo venuto un... come si dice? Un cosino, un ragnetto carino. E praticamente dove sta? Aspettate, vedete, comunque... Eccolo, questo ne è un altro. Che cosa? Perché facendo così? Comunque questo è un altro, vedete? Se non avete informazioni, ha mangiato tre frutti di tipo qualsiasi, lì c'è la mela. Noi abbiamo un sacco di mele e sta prendendo a fuoco sto tizio. Ok, c'è venuto a far visita. E ragazzi, comunque mi dispiace, ma io direi di spegnerla sta cosa perché è disattiva. Cioè la gente muore. Cos'è? Cos'è? Vieni qui! Ok, requisiti stanziali. Ha mangiato un fiore qualunque, noi abbiamo un sacco di fiori. Comunque ecco il ragnetto, vedete? Ecco il ragnetto. E requisiti d'amore, io volevo intanto cominciare. Ha mangiato un vasetto di miele, quindi noi andiamo immediatamente all'emporio e andiamo a comprare appunto un vasetto di miele. Almeno buongiorno, cominciamo, almeno come stai questo oggi? Piccolo così. Mi sembra in gran forma. Sei pronto a spendere un po' di soldi? Miele, pane, lana, latte. No, miele. Cosa 500? Ma non c'è... Cosa? Grazie per... No, raga, ok, pensavo costasse pochissimo. Invece costa 500, ma siamo pazzi. Ok, dovremmo aspettare un pochino, devo dire. Ok, allora, dobbiamo vedere se qui le mele sono pronte. Ma ancora no, però... ho sbagliato perché io in realtà non volevo proprio uscire. Quindi torniamo un attimo all'emporio perché io comunque volevo comprare un altro tipo Ciao. Di albero. Almeno comunque continuiamo a fare la nostra che ti si squaglia in tasca. Quindi non è magari vero. Certo, volentieri. Carota, nora, panara, nicolona. Granona, crescione. Cosa? Fungo velenoso. Semi di zucca, di mora, di nocciolo. Non lo so, questo di crescione, sinceramente mi ispira. Serve. Quanto costa? Costa 13, sì. Ok, non so se è un albero o cosa, quindi lo piantiamo qui. Ok, e sembra. Paga, sì. Compri quello che e volevo anche spreco. Prendere questo di nocciolo, che costa 83. Wow. Andiamo un po' più di qua magari. Troverai un... Sì, e torniamo di nuovo agli oggetti per vedere magari. No, un altro melo no, di mora no. Non credo che lo farò mai. Ah, va bene. Ci va bene anche così, quindi torniamo al giardino. Sì, me ne vado. Cosa è successo? Mi è trovato tutto, mi è trovato. Ma già l'ha piantato questo. Ok, intanto vabbè, lo innaffiamo. È una nuova... cos'è? Eccola! Sì! Sì, quindi... evviva! Evviva! Però questo non diventa stanziale, dai! Sì, eccola! Vedete? Eccolo qui! Woohoo! Ne abbiamo due! Che carine! Ok, intanto solo un attimo... un altro così. Ok. No! Ti ho visto. Devi morire. Non ce la faccio più con tutti questi cosi intorno, basta, dovete morire. Ok. Possiamo piantarlo? Proviamo con la vanga. Scavo un buco. No, raga, non mi fa piantare. Perché no? Vabbè, dai, di crescione, non so cosa sia. Quindi, vabbè, lo lasciamo un attimo in quel modo. Poi, magari, quando abbiamo capito qualcosa. Oh, già è secco. Ma gli abbiamo dato 2 secondi fa l'acqua. Cioè, scusate, ma sono veramente... Ok, un altro. Oh dai, non mi va. Ok.
proprio affogarla d'acqua, ma comunque, ok, perfetto. Andiamo a controllare per circa 5 minuti, se no... Ok, ce n'è un altro di cosina. Aspettate, dai! Sta facendo girare la testa. Niente. Qui c'è un altro bannicom. Ok, io direi un attimo di fare i figlietti a questi due. Tanto visto che sono tutti innamorati, almeno possiamo prendere sia un po' di monete e poi abbiamo un po' di Wyrm in più. La mia pronuncia di Wyrm. Ok, perfetto, andiamo a fare l'amore. Ok. Sì, e prima prendo tutte le monete, poi penso a te. Ok, devo prendere questa monetina d'oro, perfetto. Almeno raccogliamo anche un po'. Oddio. Mica facile la vita degli anelli. Non so perché lì ci sono diversi facetti degli anelli, però... Ok, comunque intanto abbiamo preso appunto 20 monete, ecco perché. Sia comunque per farli riprodurre. Ok, stavo andando praticamente a fare l'amore. Tu... Una casa di sparati in giardino. No. Ah, devi aver mangiato una Wyrm. Ecco perché, vedete? Cosa? Ah, fai. Sì. Ho mangiato 3 carote, quindi ora dovrebbe diventare, diciamo, nostro. Eccolo qui, evviva! Perfetto. Cosa sta succedendo? Ah, sta mangiando il papavero. Siamo sicuri? Mi sembra... Sì. Sì, ok. Allora può farlo. Dov'era l'altra? Appunto, stanno amareggiando. 2 e 3, ha detto. Lei, in teoria, appunto, deve aver mangiato una Wyrm. Visto che stanno facendo i figlietti, facciamo così. Ma lo facciamo mangiare, almeno li possiamo far riprodurre, almeno quello. Lui, ad esempio, è innamorato, no? È innamorato, perfetto. L'altro bannicom mi serve adesso. Eccolo qua, che cosa gli serve adesso? Mi serve. Dai. Ah, deve mangiare una margherita o un ranuncolo. Sì, lo so, che sta per essere mangiata. Margherita. Ok, almeno si mangia questa cosa. Cicciosa sta lì. Ok, allora lo mettiamo qui davanti e aspettiamo che appunto cresca, cioè che si schiuda, scusate. Ok, ah, ma qui c'erano ancora i pezzetti dello Wyrm. Questo, scusate, beh, vasetto di miele, ragazzi, costa 500, ma siamo pazzi, cioè. Scusate, questa ancora non si innamora. Un altro ragno! Avete visto? Guardate! No, che brutto! È più bello quello che abbiamo noi! Eccolo qua, schioso! Che carino! Eccolo! Ora in teoria dovrebbe essere tipo abbastanza gigante, abbastanza cicciotto, perché poi piano piano deve... è tipo un bozzolo intorno al suo. Ok, qui ci sono altri... No, ok, pianta, perfetto. Come? Una pignata sta per essere divorata. Tutte le pignata hanno bisogno di mangiare. E alcune devono mangiare le prelibatezze altrui per sopravvivere. La ciambella? Visualizza, sì. Cosa? Che col... Chi ti sei mangiato? Chi ti sei mangiato? Che si è mangiato, raghi? Un Daffy! No! Che te lo mangi a fare se l'acqua non ce l'hai? Uffi! Oh merda! Raga, si sta seccando! Gli dobbiamo dare un sacco di acqua!
Ho paura che si sia seccata. Dai, comunque diamogli tanta acqua, diamogliela tanta che magari si rimette. Ok, credo che così basta. Il mele invece, le mele le ha fatte. No, mi sembrano ancora abbastanza acerbe. Non capisco questo cosa è. Vabbè, vendiamo, ti posso dire, se vedi che sono, non mi serve a niente a quanto pare. Sì, anche perché ora prima di no, non diario. Volevo appunto prendere, perché se no, mannaggia, che se appunto noi praticamente prendiamo, come ti posso dire, prendiamo un sacco di cose, quindi un sacco di semi, abbiamo appunto zucche e cose varie, piante, ciao, eccetera, noi possiamo venderle e quindi possiamo farci dei soldi per prendere quel cavolo di cose che vendiamo. Serve questa roba, eh? No, no, non di papavero, non di papavero, no! Torna agli oggetti. Ad esempio possiamo fare un piccolo campo di grano, magari, costano 7. Possiamo fare un piccolo campo di grano. Chi vedo lì? Pianta, 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 pianta. Forse non è proprio preciso, però per il momento abbiamo, diciamo, una piccola piantagione di grano. Prenditi tutto il tempo che vuoi. Comincia a pagare questa roba. Poi potrai non troverai. Allora, comunque, paghiamo, sì. E torniamo al giardino. Quindi ora tutto questo dovrebbe crescere. Lì c'è quel cavolo di cosa che non mi convince, che... Prova ad entrare, guarda, prova ad entrare e ti faccio vedere io. Entra, entra, entro. Eccolo. Eccolo, ok, ce l'abbiamo fatta. No, devi morire subito, devi morire subito, immediatamente, sul posto. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ecco qui il nostro grano. Perfetto, magari lo innaffiamo un attimo. Ecco appunto. Innaffiamo tutti quanti un attimo. Anche questo lo innaffiamo due volte. Vedete quanto sono secchi ancora? Dobbiamo un attimo farli crescere. Mettiamo un sacco d'acqua, non stanno bene. Ah, ecco anche il bozzolo aperto, perfetto. Ok, mi sembra che li sto appunto annaffiando tutti e tre insieme, no? Ok, no, non li sto annaffiando tutti e tre insieme, pensavo di sì. Ho un'idea. Oh mio Dio, guardate, questi si stanno seccando tantissimo. No, raga, ha finito l'acqua, mi sa. Cavolo, raga, ho finito l'acqua. Ok. Ma basta! Merda, ho sbagliato. Ah, ok, si riprendono comunque. Ora che abbiamo fatto abbastanza tutte queste cosine, se si sbrigano a nascere, li possiamo vendere e comunque ci facciamo dei soldi. Magari no! No, eh? Spero che quelli crescono. No, non ci provare. Cioè, ragazzi, sono veramente stufa. Non ce la faccio più, devo stare molto attenta a ogni cosa che facciamo. Ok, vediamo se... Ancora no, ancora no. Ragazzi, sentite un po'. Ecco, cos'è successo? Raga, guardate, cos'è? Chi è sta tizia? Io te lo sto aspettando tutto, però. Come vanno le cose oggi? Il tuo giardino dà buoni profitti. Sai... Le raccoglitrici come me possono raccogliere e vendere per te tutti i tuoi prodotti.
lasciandoti così più tempo per rilassarti. Pensaci, e se vuoi una mano, vieni pure a cercarmi. La tua capacità nel giardinaggio sta aumentando. Bene, i tuoi miglioramenti sono continui. Sono molto molto felice, miglioramento. La tua capacità nel giardinaggio... Ah sì, ho capito. Quindi a livello 12, bene, bene, bene. So squazzi, non ho capito cos'è. È questo. Vediamo. Requisiti essenziali, ha mangiato le nocciole. Ora, perché io praticamente ho pieno appunto nocciolo. Cosa è marcio sta roba? Sì, vendiamo, vendiamo, non importa. Sì. Anche qui, forse con il tempo. Vuoi davvero? Può darsi, ma io cosa posso farci? Ok, qui appunto ecco perché. Ragazzi, io appunto ho piantato questo nocciolo e ecco qui in effetti appunto uno scoiattolo è venuto. E perché sto comunque aspettando qui che praticamente finissero queste cose, ma a quanto pare praticamente non crescono mai. Praticamente, non capisco perché, ma non è come le altre. Probabilmente le venderò così, quindi... Sapete, no! Chi? Chi? Mannaggia, guarda quello. Devo ammazzare. Ok, comunque ragazzi, per farci qualche soldo, avete visto con tutte le cose che ho comprato 53 basculi. Probabilmente magari questo video esce un po' più lungo rispetto agli altri, però vedete, non le posso ancora vendere. Però possiamo vendere tutte queste cose. Guardate quanti soldi ci stiamo facendo. Magari visto che stanno facendo marcia anche queste, possiamo farci, cioè possiamo vendere anche un po' di mele, tanto comunque alla fine continueranno a crescere sull'albero. Vendi, vendi, vendi. Va bene, queste le due, quindi 380 ragazzi siamo fatti. Quindi quasi quasi possiamo anche comprare quel cavolo di vasetta di miele. Però comunque, io direi che possiamo fermarci con questo episodio. Lasciate mi piace, commentate e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Intanto piantiamo l'albero. Cioè, innaffiamo l'albero. Ciao a tutti!